Sì, ho avuto l'onore di conoscere il presidente Franco Marini anche prima che diventasse presidente del Senato, quando da giovane parlamentare mi trovai ad incontrarlo e ne compresi profondamente anche alcuni insegnamenti. Aveva un carattere assolutamente austero, ma nello stesso tempo quello che mi colpiva molto era sempre il suo riferimento alla società, ai lavoratori che sono stati la sua vita e che lui ha portato fino al vertice delle istituzioni quando ha ricoperto la carica di Presidente del Senato e ha quasi sfiorato quella di Presidente della Repubblica. Si tratta di una delle personalità più eminenti della politica italiana e sicuramente una di quelle che ha dato un maggiore contributo a rafforzare la democrazia del nostro Paese, proprio perché partendo dai lavoratori è arrivato al servizio delle istituzioni, non lasciando mai che tra i due mondi si costruisse un fossato.